diventa Umidigi, e questo che vedete è il nuovissimo modello Zeta Pro, che è uno smartphone che ha un processore Decacore Helio X27. La filosofia di questo brand cinese emergente è chiaramente quella della sperimentazione, quindi provano un processore performante che permetta loro di alzare in qualche modo l'asticella e puntare sempre più in alto. Per quanto riguarda la dotazione, parliamo di 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, ma il focus oltre al processore per questo smartphone è la fotocamera, perché ha una dual camera i cui sensori sono di casa Sony, sensori da 13 megapixel che permettono di scattare delle immagini di alta qualità con funzionalità le più varie. Anteriormente troviamo invece il sensore Samsung, sempre da 13 megapixel, e a bordo c'è il sistema operativo Android 6.0 Marshmallow, ma presto è previsto l'upgrade a Nougat. Per quanto riguarda la disponibilità, Umi sale di prezzo con questo Zeta Pro, perché si arrivano a superare i 230 euro, prezzo che però può essere chiaramente giustificato dall'hardware e soprattutto dalle prestazioni che questo smartphone si promette di raggiungere. Andiamo a fare un focus sulla fotocamera e vediamo come effettivamente questa si comporta e tutte le funzionalità che supporta. Questa quindi è la fotocamera da 13 megapixel, che è una dual camera, quindi andiamo innanzitutto a vedere che si possono scattare le immagini in bianco e nero, e quindi possiamo andare a eseguire gli scatti in questo modo, e poi abbiamo tantissime altre funzionalità, a partire dalla panorama per arrivare anche al profoto, che permette in qualche modo di regolare in modo manuale tutte le funzionalità per lo scatto, face beauty chiaramente. Poi abbiamo questa nuova funzionalità che è la funzionalità bokeh, che permette di andare a regolare la apertura focale per capire diciamo quale punto nel panorama si vuole mettere a fuoco. Ad esempio, se io metto la mia mano, lui è in grado di metterla a fuoco. Quali sono invece le novità nel design? Innanzitutto abbiamo una diagonale da 5.5 pollici in risoluzione Full HD, e il design è in metallo. Sono sempre di più i brand cinesi che cercano di seguire l'esempio anche degli smartphone di gamma più elevata, e quindi dotare i propri telefoni di una scocca metallica. E certamente questa è una scelta vincente, perché l'utenza si vede che cerca sempre di più degli smartphone che siano anche belli, e soprattutto per abbandonare completamente la plastica. La disponibilità di Umi Zeta Pro sarà a partire dal prossimo mese, come detto, ad un prezzo superiore ai 230 euro, ancora esattamente da definire, ma ci aspettiamo che sia sicuramente uno degli smartphone cinesi più interessanti di questo Mobile World Congress da provare e testare per voi. Io sono Claudia per Tecnologici.net, e questo è Umidigi Zeta Pro.